Ambra Bergamasco, buongiorno. Buongiorno. Bentornata, io. Bentornata. Grazie. Qui nel posto delle parole per raccontare di arte e in particolare per raccontare di danza. Ecco, raccontare di danza insieme con Ambra Bergamasco, che è danzatrice. Parliamo prima di lei, prima di parlare del Moving Bodies Festival. Ma Ambra Bergamasco come si è avvicinata alla danza? Quando era piccolina? Sì, ho fatto il percorso, sì, ma ho iniziato a 3 anni a fare danza alla Bella Utter a Torino, 3-4 anni erano le mie prime classi, poi ho continuato con la danza classica, mi sono spostata verso la moderna e il tip-tap, insomma ho fatto tutto un bellissimo viaggio che poi mi ha portato a collaborare con Mallika Sarabhai in India. Per questa bellissima creazione di più donne e più stili di danza, più approcci, io portavo poi la danza Bhuto che ho iniziato a studiare nel 98 a Torino, poi con diversi maestri giapponesi, però poi è rimasta, diciamo, proprio quella la mia vera passione, insomma. Cioè la passione della danza Bhuto, lei diceva poco fa, Ambra Bergamasco, il suo vero linguaggio, perché la danza è anche un linguaggio, è soprattutto il linguaggio, come il linguaggio ha ogni espressione artistica, ogni gesto. Dobbiamo essere capaci noi, semplicemente togliendo dal nostro sguardo ogni pregiudizio, ogni altra cosa, e lasciarci condurre dal gesto armonico dei danzatori, di qualsiasi danza si possa raccontare, e lasciarsi trasportare proprio dal gesto. Ecco, e qui il gesto ha un valore importante per la danza Bhuto. Pongo ogni volta, Ambra Bergamasco, quando raccontiamo il Moving Bodies Festival, perché questo è l'appuntamento che desideriamo raccontare, anticipandolo, perché sarà in scena dal 26 giugno al 2 luglio a Torino al Teatro Espas. Ecco, la danza Bhuto, qual è il gesto che la rappresenta? È una domanda particolare e molto interessante da affrontare, infatti, perché penso che sia, io ritorno a ripeterlo, è il gesto dell'anima. Quindi il corpo si fa proprio protagonista per lasciare spazio ai paesaggi interiori dell'anima. Io penso di poterla proprio descrivere molto sinteticamente, ma molto concretamente così. E quindi sono le sfumature in ognuno di noi che poi prendono forma attraverso quello che è veramente un movimento unico, perché ovviamente ogni anima, ogni atmosfera si esprime attraverso un unico movimento che fa parte di questo. Quindi non penso ci siano, cioè la bellezza per me della danza Bhuto è che è illimitata e quindi prende forme diverse ogni volta. E il mio, se vogliamo, la mia grande missione è proprio quella di proporla, come dice anche Masaki Iwana, che sarà presente con la sua nuova performance il 30 di giugno, che la danza Bhuto è una danza contemporanea e quindi va affrontata ogni giorno nel nostro contemporaneo. Quindi magari distaccarci un po' dalle immagini di un corpo bianco e di una, no? Di quello che potevano essere i panorami della sua origine, della sua nascita, ma portarlo qui, ora, nel nostro contemporaneo, per quello che siamo noi. È facile dire una parola contemporaneo, Ambra Bergamasco, no? Però che cos'è che rende questo gesto contemporaneo? Forse contemporaneo diventa anche quando noi guardiamo, che ne so, un antico gesto fatto su una pietra di milioni di anni, oppure guardiamo una statua cinese, oppure guardiamo l'arte del Settecento, oppure l'arte del Novecento. Non importa il tempo, importa solo lo sguardo, forse, per rendere contemporaneo, vorrà dire insieme nel nostro tempo, quel gesto, e in questo caso il gesto della danza Bhuto. Penso che è proprio quello che ho voluto affrontare, si può dire così, attraverso la tematica di quest'anno, che è la metafora. Perché secondo me è proprio la metafora, da un punto di vista pratico,
è proprio quello, è portare uno sguardo su qualcosa che, non, che magari appartiene al passato, appartiene ad altri filoni, ad altre situazioni, a una vita precedente, però portarla adesso con un nuovo immaginario nel qui ed ora. Quindi è un po' come il tempo, nella danza Butoh, infatti il tempo ha una particolare valenza, perché è tutto presente, è un'onnipresenza. E quindi il contemporaneo è proprio così, è fare quell'esercizio dove si può giocare con antichi segni, con cosmologie passate, ma gli si dà una lettura, gli si dà una vita nuova, o magari dimenticata, però qui, nel qui ed ora, attraverso la mia esperienza in questo momento. Forse la danza è proprio una delle sintesi metaforiche per eccellenza. Esatto, e infatti i pezzi di quest'anno, che io consiglio a tutti se riescono per questioni di tempo a esperienziarlo tutto, perché ogni performance in realtà è uno spaccato di quello. A fine festival uno, il partecipante, lo spettatore ha veramente la possibilità di comprendere che cos'è la metafora e come possiamo operare. Per cambiare, per rinnovarle, per portarle nel qui ed ora, no? Quindi dare una nuova visione, creare nuovi immaginari. E certo, la metafora è una porta obbligata nel creare nuovi immaginari. Essere visionari ha bisogno certamente di passare attraverso lo sviluppo di questa parola. È uno sviluppo attraverso la visione anche di questi spettacoli del festival Moving Bodies Festival, Butoh e Performance Art. Ecco, c'è quella E tra il Moving Bodies Festival Butoh e Performance Art. Come mai? Perché nel voler diciamo, riaffrontare la questione Butoh, che sembra sempre un po', appunto, come dicevo, rilegata a un passato, ho guardato un po' le origini di un'arte diversa, se vogliamo. Quindi che cosa è successo veramente tra gli anni 50 e gli anni 70? Quali sono state le reali trasformazioni del segno artistico? E mi sono resa conto che la danza Butoh e la performance art possono veramente dialogare per creare qualcosa di nuovo, nonché hanno uno stesso bacino. Non vuol dire che emergono dagli stessi desideri, però in un certo senso sì. Il corpo è fondamentale, le azioni, un'azione nella performance art è proprio quella che la rende la performance art, quindi l'immaginario di questa azione del quotidiano per passare poi ad altri livelli, ma così fa il Butoh. Si ispira in un certo senso proprio alla quotidianità, alla semplicità, per poi portarla a livelli più poetici o trasformarla, metterla in relazione. E quindi a me piace questo dialogo che poi avviene anche tra gli artisti stessi durante il festival, questa capacità di incontrare uno l'arte dell'altro, che io ritengo sempre molto importante sia per lo spettatore che per la crescita di un festival di questo genere. E qual è il pubblico, lo spettatore, ammesso che ci sia uno spettatore tipo di questo festival, Ambra Bergamasco? Io sono molto felice di poter dire che il pubblico del Moving Bodies è un pubblico non necessariamente di settore, non necessariamente che ha già esperienza o che già segue la danza piuttosto che la performance art. Durante le nostre sessioni estive, in particolare, visto che diamo anche molto spazio alla formazione, il pubblico è colui che si incuriosisce da questo formato e viene a vederlo. Quindi è un pubblico veramente variegato. E dove possiamo informarci dal punto di vista internetico su questo Moving Bodies Festival? Allora, il sito è www.movingbodiesfestival.com, ovviamente sulla pagina Facebook che è Moving Bodies Festival Torino, oppure su quella del Teatro Espace, che è il Teatro Espace Torino, ci sono tutti i programmi e gli eventi, e possono telefonare direttamente a me al 33
92384244 o mandare un'email a movingbodiesfestival@gmail.com. Si può sempre andare oltre, oltre non si finisce mai. Così avete messo questa citazione di Jack Kerouac per l'edizione dedicata alla metafora, edizione 2018 del Moving Bodies Festival Buto e la Performance Art. Però prima di salutarci, Ambra Bergamasco, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sarò onestissima, ed è il libro degli Shadow Hunters, che è una collezione fantasy per adolescenti. Io sono un'appassionata di fantasy di qualunque genere, e allora mi incuriosiva un po' addentrarmi in quello che può essere appunto la visione degli adolescenti, cioè chi è che scrive per gli adolescenti oggi nel fantasy, e devo dire che mi diverte e mi rilassa molto. Beh, una bella prospettiva di lettura quella di vedere lo sviluppo del fantasy da quell'angolatura che ci ha prospettato Ambra Bergamasco. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato per il Moving Bodies Festival, che comincia il 26 di giugno al Teatro Espace di Torino. Buona giornata. Grazie tantissimo. Buona giornata.